volo Foggia-Milano. Sembrava un sogno solo qualche anno fa, adesso è realtà, una realtà che collega una delle più importanti città della Puglia e d'Italia con la capitale economica del paese. La Regione Puglia lo aveva detto e lo ha fatto. Una bella giornata per Foggia, per tutta la capitanata, per la Puglia, perché abbiamo riaperto l'aeroporto Gino Lisa di Foggia e oggi tanti foggiani possono prendere il volo per andare a Milano e quindi abbiamo riaperto dopo anni di lavoro l'aeroporto che era chiuso da oltre un decennio. Quindi è questo un risultato importante per la Puglia, per questa comunità, dare nuova vita ad un'infrastruttura che prima era piccola e chiusa, che oggi può contribuire a far diventare più grande questa terra. Finalmente si parte, dopo 11 anni si ricomincia da Foggia con una forte determinazione. Noi sentiamo che questa riapertura sia di buon auspicio per questa terra che ha un diritto alla mobilità fondamentale. L'aeroporto di Puglia e il suo azionista, la Regione Puglia, credono moltissimo in questa operazione. L'aeroporto di Foggia, secondo me, è un bel aeroporto, piccolo ma funzionale, ed è anche, devo dire, essendo il primo giorno di operazione, ben servito dal trasporto pubblico locale, che è una cosa molto positiva per chi come me viene qui solo col trasporto pubblico. Sono molto soddisfatto per ora, non vedo l'ora di volare. Finalmente un modo semplice, veloce per arrivare a Milano. Grandissima Regione Puglia, speriamo, l'auspicio è che sia lunga e florida questa situazione. Finalmente oggi diciamo che è un giorno di grande festa per l'aeroporto di Foggia, in quanto è un progetto che riguarda non solo Foggia, perché l'aeroporto Gino Lisa non è solo di Foggia o della Capitanata, ma comunque se ci permetterà anche a livello turistico di incrementare e di destagionalizzare soprattutto quelle strutture come Vieste, come Peschici, che a ottobre comunque si hanno la possibilità ancora di accogliere turisti, quindi non atterrando più sulla zona di Bari e quindi ovviamente risparmiando un casino di chilometri.